pare che ci siano solo effettivamente draghi oscuri. Vedi una lunare per caso? Non lo so, in particolare non l'abbiamo visto, cioè non lo so. Ed è Di uno però. che parlava. Parlavano, ho capito, che dei vampiri hanno delle carte. Che stai a dire? Non ho capito. Fanor dice che una lunare si era allontanata Sarà prima che Nefer, arrivassimo. Nefertite. Parte del cimitero. Ah, c'è. Sta parlando con me. Comunque, mi sposo. Quando? È vero? Non lo sappiamo. Secondo me da due o tre Sì, già. giorni. Secondo me, Elia, dopodomani. sei una testa di Secondo cazzo. me, io dopodomani ci sono, Sì. Dai. Però, Come va? mi raccomando. Ira. Sì. Tre Mi giorni, sì, è sposo. vero. Ciao, Che tre giorni Ira. Ah, hai si visto che mi sposa? sono messa i capelli di nostra madre? Sì. Mi sono fatta la sua stessa acconciatura. Papà, sei bellissima. Grazie. Cosa Mi figliolo? sposo, mi sposo. Ti Ora. sposiamo adesso? Ci sposiamo. Adesso. Ha detto tra un paio di giorni. C'ha le scarpe da gattino Chi lei, è che mi ha dato pensa 10 Dio. colpi? Chi mi ha dato 10 Ivo. colpi anche a me? Ivo. Porta fortuna per tutti. Come? Shine. Problemi hai con Ti le do anche io scarpe? un Avevi un sacco di portafortuna. No, problemi, nessuno, però non è, diciamo, no? Ancora abito tranquillo. patrimoniale. Vabbè, tu c'hai Quante l'armatura? stelle conti? Dai, è facile. Quali? Questa è la Quante mia, ne io sono conti? selvaggia, è ovvio che devo avere 244. delle pelli. Oggi il cielo è molto stellato. Come? Merda. Stiamo aspettando cosa qua? Ah, comunque Shine e Nepp si sono sposati ieri. È da un bel po' ormai. Vieni Sì. qua, Alex. Vabbè, chi ha Ci hai bisogno di una pregato così pozione di mano tanto a grande? chiedermelo. Ah, se proprio devi, guarda. Vi serve mana? C'ho quattro pozioni grandi se vi servono. Ah, se ne ho tante. No, in realtà mi serve a Grazie. me. Pure io. Sì, ma se No, succede adesso qualcosa andiamo ora. a bella Ne ho chiesa. pochissimo, Eh vabbè, ma ci pochissimo, sta cazzo, pochissimo. perché lui Elia, è Elia. bellissimo. Oi, dimmi. Fantastico, se sei Vieni. bravo da lei Eh, basta. devi Sì, chi altro non ti piace? ho dato. Abbiamo bisogno. Di qua, Nep, di qua, Nep. Piccola Eri. Thanks. Sì, c'era io gli smocanti e altri. Io una ragazza che avevo quella che parlava, che stava parlando, la sua voce fastidiosa si sentiva da mezzo metro. Sì, c'era qualche vampiro. Sta qui Newt. Tanto lei non fa Newt, più vieni qui in mezzo, parte. Newt. È morta. Eh sì, ditemi. Fate la Cioè, domanda, io la vedo lei risponda. sdraiata. Eh? Newt, che ci Dici? fai a terra? Alzati. Io a Pensi. terra. Io non la vedo. Fategli le domande che vuole. Dai. Sì, che domande? Ma quel lunare che si è allontanato, un tempo non stava anche lui al cimitero? Io c'è Nefer Sì. stava al cimitero, Nefertiti Chi stava al parli? cimitero. Parli di quello con la spalliera blu. Quello che si è allontanato. Rasta, capelli lunghi. Sì. Ma sembra quando No, no? No, no, non no, no, era Sam. Ah, no. Ma Sam sta qui. Quello con le ali molto aperte? Ah, Che colore ha di no, più lui Ah, no, lui lui no. no, ma No, quando mai poi? no, solo Nefer sta al Parla cimitero. di Adam. Eh sì, esatto, Adam. Ma non è lui. Potrebbe essere Adam pure quello. No, ha Adam? appena detto quello che si è allontanato con le ali, l'unico che era qui con le ali era C'era un Era occhio un lunare che gufo. stava. Adesso. Era un gufo bianco. No, non parlo di adesso, di Nel ora. cimitero ci stavano Ok. Nefertiti e Adam. C'era. No, Ah, è c'era tornato. Joseph, Adam, Sì. Chirito, Nefertiti, Newt. Ah, cazzo, anche. No, Chirito. Chirito sta con la gita di Sosa non era Chirito più. stava al cimitero. Oh, sì, vabbè. Ma io non ci sto più al cimitero, No, vabbè. c'è. Sosa mi sono ammazzato. No, c'è ancora, Dio. Ti dico di no. Lo sai, è Io ti morto, dico sì. di sì. Magari è No, risuscitato, chi è lo sa. resuscitato, sì. Sì.
Probabilmente. Che grande! Ma che vuol dire che è grande? Che coglione! Ecco. Anch'io vorrei essere immortale e rinascere. Dai zitto, sì. Rinascere come qualcuno. Vabbè, qualcuno di quelle è bravo. No, lasciamo morire. Stare, dai. Sai quanta gente quindi si vorrebbe far rinascere? Assalto in cimitero, chiudiamo il pozzo mettendoci una pietra sopra. Ci mettiamo, ci mettiamo pietra fuori da sopra. Facciamo qualche bel rituale lì sotto, gli mettiamo delle rune così per loro accessibile. Giusto. E ogni volta che facciamo uscire la luce da lì. Esatto. No, 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 sempre esagerato. La peggio maledizione. Ma come Lorian? Beh, se questo fare in modo che no, un Lorian, lo so come lo chiuderebbe quel qualcosa che ogni volta che scendi lì dai cuccioli. Grazie ai cuccioli che mi avete salvato. Sono amici con i cimiteri. Sì, sì. Chiude con una colla bianca. Sì. Perché sono d'accordo. Ok. Cosa facciamo? Ci muoviamo. Pietra forata. Perché pietra forata? Che dovremmo fa pietra forata? Effettivamente però come ora dovremmo difendere questo posto. Però come ora? Magari sapendo che questa cosa potrebbe fermare l'armata non gli verrebbe magari. Sì, ma tu puoi fare il magari non di lo distruggerlo. Fa. No. Lo so, ma magari è meglio rimanere qui, proprio, no? Dai. Io potrei fare il doppio gioco e andare sì, da sì, Gilly. Penso che è proprio quello che noi dobbiamo fare, farlo, lo sai? Sì, in realtà posso mettermi lì tanto loro pensano che io stia dalla parte dell'imperatore o che io sia cattivo. Quello che avevo in mente io era che noi lunari li attiriamo qui. E io ho qualcosa di più, con qualche vuol dire so, che con si qualche scusa. C'è la loro armatura. Ce l'ho anch'io quella. Dammi la armatura, ce l'ho lì. Cosa? Dimmi che non puoi darmela. No, quella viene fatta. Cosa allora? Oddio, io ce l'ho. Comunque. Chi è questo lupo? Portiamo qui. Ma, e ci entrerebbe. Ci mettiamo la chiave. Dico, se vogliamo andare andiamo ad ascoltare i loro piani. Facciamo invisibile. Ma perché? Perché dici che loro sanno già che cos'è questo posto? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Che cosa succede, cosa signori? C'è vabbè, gente che parla qui in mezzo, probabilmente già sopra. Io qui non capito, molti non li ho mai visti. Tipo quel tizio che è vestito di giallo, che diceva si chiama Scorpion, dove è finito? No, quello. Non so. Che era molto strano, vestito strano, tutto bardato. No? Un minuto poco sono sveglio, poi si buttava nel fuoco. Ho capito. No, diceva che il fumo gli faceva male, quella cosa. Fantastico. Cioè, il tizio già è strano, tipo, per me poteva già aver detto tutto. Tipo, Newt pure potrebbe aver già detto tutto. No, per passare su dopo quello che hanno fatto per me sono morto. Fanor, se vuoi facciamo un salto a pietra forata e mi trasformo in pianta. Lì non possono farci più. Adesso che è morto Sakima. Quattro, comunque tu sia. Mi ero già allontanato da loro. Tu non lo sai, non parlare che non sai, mi ero già allontanato da loro. Ia. Beh, ma io ho fatto un esempio molto grande. Ma lui, non te, non te, non ce l'ho così. Il mio piano di intrufolarmi era più o meno per capire cosa avessi in mente di fare. Poi ma io posso intrufolarmi e ascoltare, ragazzi, in forma pianta. Se lo sto una pianta. Devi riferire, però. Sì. Il problema è che l'armata non è lì. Dov'è l'armata? Avete visto l'armata voi? L'ultima volta era la nostra gira. Quanto ha attaccato la vostra idea al fatto di fare anche degli sigilli qua di protezione per proteggere questo luogo, però vabbè. Quindi siamo qui a girarci i pollici e aspettare. Ma se non sappiamo dov'è, che dobbiamo fare? Vai Nesmar, illuminaci, cosa vuoi fare? Non lo so, se lo chiedo a voi, allora, anche insomma, ma non sono onnisciente, sto chiedendo, siamo in molti, sto cercando di capire cosa fare. Sì, per ora siamo qui perché non sappiamo che fare. Capire cosa Oddio, fare. L'attenzione è palpabile in questo. Facciamo terreno. Una gara di sguardi. Falla sia traforata. Allora facciamo così, noi ti guardiamo mentre tu vai a piedi a pietra parata. E ti giri i pollici.
faccio andare di ritorno, vabbè. Ragazzi, non parlate di cos'è quello che ha ucciso dei Maghi Oscuri, con la sua. Magari l'armata è al lago. Parlate così. O domani sarà al lago. Fanor, ma che fai? Vai contro Nesmar? Non lo farei mai, mio signore. Ah, no, perché mi ricordo che sei stato tu a proporlo come magister ai tempi, quindi cioè, dovresti soltanto che sottometterti magister, al suo potere. No, come... Come parla parla. Vabbè, se sei magister comunque devi avere un certo intelletto. Infatti Magistri come lo hai fatto andiamo molto a fare male. Come se lo eri pure tu. Sì, no, io lo sono ancora. Ah, appunto. Ho detto allora... molti, mica tutti. Ah, ecco. E chi è quello che si è scelto male? Dimmi un po'. Non te lo starò a dire qui. Mettiamoci un po' di spazio, vieni. Ma dico nella storia ragazzi, di Magistri. Nella sì, storia, sì, sentiamo, sì, sentiamo. Molto male. Sì, sentiamo, sentiamo. Che sarà questo? Non penso tu sia il benvenuto a quel discorso. No, ragazzi. Eccola. Perfetto. Si parla. 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 Buona fortuna a tutti ragazzi. Che il sole vi guidi. Che il sole vi conduca. Ricordatevi delle chiavi. Popolo degli elfi. Lunari. No, soltanto se lo, se lo dice. No, solo se lo Solani. Dice Nesmar. Solo se lo dice Nesmar. Proseguirò. No, ti prego no. Elfi uniti. No, 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 Nesmar, no. Nesmar. Taci. Vincere. No. No, no, no Founder, no. Cosa? Guardate il cielo! Oddio! È il momento, fratelli! È verde! Tutti uniti contro tutti l'oscurità! Uniti tutti uniti! Dalla vita. Insieme siamo più che forti! Che il sole sia con voi! Che il sole guidi la vostra strada! Posso dire che è un po' illumini il vostro percorso! Ha dato una cosa senza c'è il gufo che sta prendendo fuoco! I portatori so, di... Dov'è che sei? Non ti vedo vita mia! Tutti no, 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 cazzo c'è arriva? I portatori delle chiavi secondo me devono stare proprio sul loro posto. Cioè, per caso mi porti via? Devo stare pronti! Sì, secondo me io morgo non siamo però tutti concentrati in... I tre portatori devono rimanere al centro. Mettiamoci al di fuori del cerchio. Cercate di proteggere il cerchio. Solo i portatori all'interno, cioè solo i portatori e tutti gli altri all'esterno. Che cosa stupida, questi se entrano mo si piano subito loro. Vediamo se loro sono al corrente, nessuno parla. Cosa? Prima cerchiamo di capire se ne sono al corrente, magari non sono al corrente di niente. Secondo me ne sanno, sono sicuramente più anziani di noi, lo sanno. L'entità provenire da dietro la montagna. Sì. Ma non so se stanno venendo o stanno andando. Vedo draghi volare. Stanno arrivando. Draghi. Stanno draghi di fuoco. Draghi di fuoco. Oh, state sentendo? Molto presente. Sì, sì, sì. Li sento sempre più vicini. Salve. Dobbiamo solo andarcene sui... Abbiamo bisogno di tutti voi. Siete in radio? Sì, sì, tu servite tutti. Radio 216, 216. Oddio, fratello. Cinque volte. Dove sì, sono qui, sì. Sono qui. Sparo...
Radio 216. C'è la pietra. Puoi prendermi e portarmi su un pilastro? Oppure andiamo nella radio nuova o ti rimaniamo nella radio? Non fare niente. Se siamo tutti lì, rimaniamo lì, ragazzi. 216. Il flauto risale. Oh. Ma siamo qui, siamo qui. No, in realtà noi spartani siamo in questa, rimaniamo in questa. Vale. Io sempre quello che mi hai dato prima, no? Sì, però loro hanno dato una radio comune. Ah, allora sì, andiamo sull'altra. Qual è l'altra? 216. Buono, sai, 104.69. Avvisa che avvisa anche gli altri nella radio di Spartani. Ormai è tardi. Alex, tu sei ancora nella radio Spartani? Vabbè, tornaci un attimo e di andare. Brava. Non so dove si andiamo. Andate tutti quanti in radio 216. Yes. Vieni. Sai, mi faccio portare da un gufo e lo vado a prendere, va bene? Un gufo. Portami a Pietraforata, per favore. Per favore, portami a Pietraforata. Ali, puoi portare al volo a Pietraforata Gabriele e lo riporti? Per favore? Devo stare con i miei fratelli. Anche lui deve tornare subito, deve prendere una cosa e tornare. Cosa deve prendere? Qualcosa. Devo prendere il flauto. E quindi sarà uno dei solari. Ma sono tutti qua i solari. È stato richiesto. Ok, io non posso adesso. Scusami. Io vi vorrei dire che state tutti guardando da una parte e non dietro. Cerchiamo di creare un perimetro intorno a rifare. Senti, che fatemi sapere se c'è qualcosa, Vai, arrivo subito. Lui è Kratos, lei è Freya. Ciao Freya. Non sei Kratos. Il solare. Freya sono sicuro. Ah, è vero, che stupido, sei lì con Freya, ci dovevo pensare. Guardate con lei. Delis. Fanor ce lo faremo un attimo per farci vedere prendere gli altri. È successo qualcosa lì? Vabbè.
State attenti. Conviene allontanarvi da qui. Grazie, Newt. Grazie. Io sto ritornando, un secondo e ci sono. C'è bisogno di prenderlo. Che stai facendo? Non sto vedendo. Salari tutti vicini, per favore. Mi spiace, c'è. Sopra. Sono i nostri catabianchi. Sono i templi, sono loro. Non vedo nessuno, scusa. Dai, mano. C'è qua tutto raro. Buon cimitero, ci sono le persone sopra le colonne, una persona traia da terra. Ehi, fratello Imo. Beh, potrebbe Ciao. Essere l'ultima battaglia, sai. Però... Addirittura. Addirittura. Potrebbe. Ma non lo sarà. Ma non lo sarà. E io... Non pensare negativo, non provare a ucciderci, dai. Ultima battuta? Ho onorato anche il patto con la compagnia del Sole Crescente, sai. Sì? Il carro. Ci sono dei vampiri poco più lontano da qui, da quella direzione. Non è solamente una carta, è qualcosa di più. Il carro conduce e io devo condurre questa battaglia. Ragazzi, ci sono dei vampiri e trasportare poco più tutti quanti voi dalla zona. Attenzione. Le montagne c'è una spilza di persone, venite su di qua. Dove? Dietro, stanno arrivando. Attaccano adesso. Annaggiatevi, arrivano. Attaccato? Sì, sono loro. Compagnia.
Iniziamo. Non lasciate l'eventuale in corso di... Proteggiamo il tempio. Andiamo giù. Porgiamoci sulla montagna. Sono qui. Sono scesi? Porgiamoci sulla montagna. Allontanatevi intanto, non li seguite, noi dobbiamo rimanere vicino al rituale. Non siamo noi che attacchiamo loro, sono loro che attaccano noi in questo momento. Sì, sono loro. Quindi noi dobbiamo tanto difendere il posto. Non dovete attaccarli. E se, posto, non e se vanno a pietra? Se vanno a pietra forata? Cosa? Di vitale importanza in questo tempio, non pietra forata in questo senso, per quanto vi tuo da dirlo. Ma stanno attaccando la ginta di Draghigliaccio. Stanno attaccando con la ginta di Draghigliaccio. Sì, stanno attaccando Stanno attaccando tutte le ginte. Che cosa? Ragazzi, al momento non stanno puntando a quello, stanno puntando le gite, mi sa. Andiamo alle gite, andiamo. Si possono, sempre ricostruire le case. Sono le persone perse che possono ricostruire. Sì, restiamo qua, ha ragione. Quindi rimaniamo tutti uniti qui e difendiamo il rituale. Ma molti stanno andando, fratelli, che dobbiamo fare? Sì, ma tornate indietro. Sono pure senza radio, probabilmente. No, ce l'hanno tutti. Secondo me dovremmo andare a dargli una mano. Pure per me. Lasciarli indietro. Ma verrà distrutta come le altre, vi ferite senza motivo. No, motivo magari c'è, sportire un po' il loro sfila, ma... Che prezzo. Risuona il flauto se riesci, per favore. Ho capito che mi è stato detto, scusate. Risuona il flauto, per piacere. Tutti combattendo di là. Puoi fare il culo. Andare di là vuol dire il perdere. Problema. Esatto. Il problema è che con qui non c'è nessuno per difendere. Qualcuno ci viene a prendere almeno il mio. Insieme da Gilda saranno andando a pezzi anche tutti quelli che sono partiti da qua. E quello è il problema. Abbiamo detto di non andare. Ragazzi, tornate tutti al tempio. Di ammetterlo, ha ragione questo uomo qua, non serve a nulla andare, sono inscalfibili, ragazzi, cioè a sto punto conviene concentrarci qui e sperare che loro finiscano tutto. Tutte distrutte, perdiamo solo forza. C'è poco da fare, esatto, ha ragione. Grande Nesmar, nuovo magister di Pietro. C'è ancora qualche lupo lì a combattere alla Gilda. Ragazzi, sì, lo so che tu è brutto, è difficile da dire, ma sono inscalfibili. Tornate qui, cerchiamo di proteggere il rituale. Sì, ragazzi, tornate tutti indietro. Chi può ascoltare? Non ha senso difendere delle mura di inutili. Difendiamo il tempio, che è molto più importante. Infatti stavo rischiando la vita.
può prendere qua sopra il tempio, per favore, che sono qua. Per favore. Dove sei? Sono sul tempio. Fatto. Tornasse normale per il cazzo, quanto mi ha fatto male. Sto tanto, sto dando fuoco a tutti. Dove sei, Gabriele? Sto combattendo. In caso le ferite sono troppo gravi, mi ritirerò. Ma finché posso, mi metterò. Quali solari sono lì alla GIL? Puoi dire agli altri se ti sentono in qualche modo di tornare qua? I solari possono venire dietro Morgan, per favore. Ci sono altri solari lì. Non credo. Sentono la radio gli altri. I solari tornassero al tempio, per favore. Dai, venite qua dietro Lunari e diamo un po' della nostra energia a Morgan. I solari andiamo a tempio. Selvaggi, anche i selvaggi. Fare in modo che nessuno di quella armata, nessuno di loro possa toccare le mie mie rune stanno vibrando. Non vedo la luna. Mi ha sussurrato qualcosa. Se funziona. Ti riesce a metterti fuori. Continua. Stanno tornando tutti ormai tardi. Dove sei? Qui al tempo. Vieni dietro al nostro fratello. Adesso con tutti i nostri fratelli. Cerchiamo di concentrarci e infondere energia alle chiavi. Dobbiamo aprire questo bar. L'equilibrio non è perso, l'equilibrio ci sarà sempre. E nostra madre ci aiuterà. La luce si starà sempre. Il sole. Le tenebre, l'oscurità. Abbiamo sempre fatto parte di noi e noi l'abbiamo accettata e noi ti chiediamo. Nulla è perso finché i nostri fratelli sono qui al nostro fianco ad aiutarci. Il caos ancora non ha vinto. Sta arrivando qualcos'altro dal ponte. Vedo un po' ragazzi, allerta, qualcosa non va. Sono stati trapassati da qualcosa di diverso. Non è quello che pensiamo. Scusate, ma tra le di ghiaccio non c'era. C'erano gli echi. Ma qualcosa sta arrivando. Sta arrivando Morgan. Non saprei neanche come descrivere. Non saprei. Chiamiamoli di nuovo. Tanto merda. Creatura.
ancora qualcosa. Ti basta sapere che qualcosa di molto, molto, molto nefasto sta arrivando. Qualcosa che non immaginavamo. Ok, andiamo nel panico, Morgan. Ok, cerchiamo di rimanere concentrati. Questa rimane la chiave. Qualcosa mi ha detto che l'equilibrio... Dovete avere bene in mente cosa state facendo e per quale motivazione. Ho sentito una voce che dice che l'equilibrio non esiste più, ma noi non dobbiamo mollare. Esiste. L'equilibrio esiste. È la nostra nel deserto. Esiste qualcosa che non può cessare di esistere. La più vicina è quella... E noi ne siamo la prova. Esatto, di madre natura. Finché ci siamo noi, l'equilibrio esiste. Cesserà mai di brillare e di illuminare il nostro percorso. Dov'è la tua chiave, Skull? Forse sta funzionando, dobbiamo solo concentrarci. Concentrati. Una illumina questa notte di te. Aiutami, mia fratella, ad aprire questo parco. Riusciremo nel nostro intento. Ma è stato un richiamo o cosa? Mi sta arrivando uno. Madre, aiuto. Oddio. Paratevi. È vicino a cadere. Madre, aiutateci. Solari, lunari, selvaggi. E via. Mi rappello. Luce. Prego. Oscurità. Vieni a te, state tre in equilibrio. Madre, aiutaci. Risalto. Direi il mappa. Aiuta. Non mi preoccupate, continuate.
chiave? No. Sono scomparso. Concentriamoci tutti. Noi siamo coloro che libereranno la landa dal male. Noi tre. Luce, oscurità ed equilibrio. Luce, oscurità ed equilibrio. Luce, oscurità ed equilibrio. Qui. Non è qui. Ma tu non mi dici cosa fare. State zitti, non litigate adesso. Che il sole illumini il nostro percorso, anche nei momenti più bui. L'oscurità si contrapporrà al sole, come è giusto che sia. Rabbia. E l'equilibrio giungerà, sconfiggendo il caos. No, no, vabbè, fa niente, fa niente. Vieni, vieni, vieni. Grazie, grazie. Concentrati. Cosa succede? Dobbiamo continuare a credere che stia funzionando. La cosa più potente è la speranza. La speranza è l'ultimo a morire, il tondo, no? Sì. L'imperatore mi sta parlando. Che dice? Ma c'è qualcosa che non va. È il tuo marchio, cioè. È il tuo marchio. Mi impedisce di vedere, di capire, cioè, come. Il nostro marchio. Sì. Non è possibile. Non lo so, non lo so. È spezzato, non dovrebbe. Dovrebbe Morgan. È ancora visibile. Se lo ha spezzato. C'è. E ve lo dico con le sue parole. Ciò che ho donato ha fatto il suo corso. Ora ciò che doveva essere fatto deve essere compiuto. Guardate. Un battito di ciglia. Un battito di ciglia. Non vi ha donato la vita intera.
un po' di tempo. Morgan, stai per caso dicendo... Per poter vivere un po' di più. Esatto. E tu, il vostro momento. Penso che sì. Questa volta per davvero. Credo... Credo che... Credo che forse non ho le parole. Hai sempre le parole. Troverai le parole. Mm. No. Non credo... Madonna. Che debbano esserci ora. E fare quello è che ti sembra. È arrivato il momento. Madonna, va bene. Io com'ero pronta... Lo sono sempre stata. Morte non è un male, sorella. La mia non... Non sarà sicuramente una morte sofferta. Ci rincontreremo un giorno. Una morte accettata. Sei stata amata, sorella. E lo sarai sempre. Io ho amato tutti voi. Ho amato il mio grande amore, Sik. Ho amato i miei fratelli. Ho amato il mio popolo, il nostro popolo. Ho amato e Jenna. I miei amici. Una mia grande amica. Una amica forte. E determinata. Sei il miglior drago che fai. Portato fermo di quello che l'imperatore voleva. E l'imperatrice è molto fiera di te. Io sono fiera dell'imperatrice invece. Lo faremo per te. E grata all'imperatore. Ma? Avete visto il drago le scaglie verdi peraltro? Sì. Lo vediamo. Non arrivederci. Sì, che tu hai. Dove sei? Eccoti. Infiniti allenamenti, lezioni. Oh. Sei diventato un maestro per arrivare a questo. Davvero? Abbastanza deludente, non trovi? Il destino. Io credo che il destino sia qualcosa di differente. E speravo pensassi anche tu. Non è così. Ovvio, avrei preferito finisse in maniera diversa. Ma è ciò che va fatto. So che va fatto. È il tuo volere, Murano. Non di certo il destino. Ma sta a te scegliere. Vuoi davvero morire con lei per quali ragioni? Hai vissuto, loro non ti devono nulla, sì. Ti volterebbero le spalle un battere di ciglia. Tu sei questo per loro, solo per la tua compagnia, ma la tua natura è un'altra. E credo che parte di te già sia certo, ma credo che tu abbia paura di ammetterlo, ammettere che sei diverso da loro. Ammettere che non sei un elfo,
quei draghi qui attorno. Tu ho saputo usare la testa e riconoscere la famiglia in ciò che non era il cimitero, per una serie di motivi, per una serie di cose che ho vissuto. La famiglia, questi valori da che si sono stati insegnati dalla sacerdotessa della luna o del sole? No, li ho vissuti, li ho imparati di loro. Sei capace di riconoscere ciò che sei? A parer mio sembra sia impossibile capire quale sia la tua natura effettiva. Mira. So bene qual è la mia natura. Non ho promesso fedeltà. E non tradirò la mia parola. Quanto vale la parola di un oscuro? Davvero così? Ma allora quanto vale la tua? Vorrei dirti qui. Io credo che siamo differenti in verità. E credo che sia questo uno dei problemi. A meno che ti hanno portato a rischiare la vita o sacrificarti in cambio della salvezza della tua famiglia. Sei così tenero, Zik. Così affabile, generoso. Avessi un cuore, cosa ti amerei? Mettiti in fila. Proprio questo che rende Zik speciale. È diverso. Quindi? Non è come te. Sì. Sì, voglio mostrarti qualcosa prima che tu dia via la tua vita, il tuo spirito e tutto ciò che rappresenti. Ma ve ne prego. Lasciate dell'aria, almeno finché sono capace di respirare. Volevo semplicemente vederlo qui. Nefertiti, sei qui? No, ho avuto una sensazione, ma non è qui. Vieni qui al mio fianco, te ne prego. Come vuoi. La sua anima è andata. Oh, desiderato qualcosa più di tutte, Zik, da quando sono giunto nel vostro mondo e ho imparato a comprendere ciò che effettivamente necessitasse di mia attenzione. Sola cosa più di tutte che credo si avvicini a quel sentimento che tu provi per quell'elfo. Io lo provo per lei. Quella bussola. Settimane fa, tu e credo chiunque altro in questo mondo. E guardo questo mio desiderio, questa mia caccia nel recuperarlo. Vedi, la bussola
stessa delle cose. Un equilibrio che, a quanto pare, tu e quell'elfo avete distrutto. E io ti giuro, Sig, ti avrei ucciso molto, molto tempo fa. Solo che... sperato che potessi essermi utile, devo ammetterlo. Ma ora capisco davvero perché non l'ho fatto. Solo per arrivare a questo. A questa giustizia la chiamerei quasi divina. Quasi astrale, ecco. Giusta con te. Una puttana davvero pessima. Credo che tu debba essere ricondotto a qualcosa di più giusto, di più reale per te. E che tu debba perdere ciò che condividi con ciò che sono io. Che rappresento. Ma che cosa? Le tue corna? Curioso. Ma che diavolo? Sì, che cazzo succede? Ma secondo me. Ma cazzo? Le... cosa? Ma che. Le tue scaglie, Sick. Non andate via. Sparito. È come se la bussola non ti riconoscesse più come draconico. Te ne prego ora, elfo. Sta lontano da me. C'è qualcuno che... da una vita sente di possedere qualcosa che tu hai barattato con così tanta ingordigia ed egoismo. Se non esci dalla mia vista e con te fa ciò che devi con lei, non è più mio interesse. Sì. Da parte. Nefertiti, te ne prego. Questo è uno dei primi doni che non io, ma il mondo e la bussola concede a chi è davvero meritevole, chi ha desiderato. Ha voluto ogni cosa e può non far altro che ottenerlo. Bene. Sapevo di
arrivare a questo giorno, perché posso immaginare perché ciò che mi appartiene. E sebbene cosa intendo. Hai sempre voluto essere un drago, Neff? Io sono un drago. Ora lo sarai. Ora lo sarò. Sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero che possiate godervi il tempo. Si sono scambiati? Sì. Credo che si siano scambiati le nature. Sei un luna. Ok, questo sì che sono forte. Non avevo sentito nulla del genere prima. Wow. Ci credo. Poco fa la luna sopra. Ha baciato le tue rune. Non credo proprio funzioni così, Morgan. Solo. Mi spieghi perché con la bussola tutto è possibile. Posso ho fatto questo. Questo credo di aver potuto vedere tutto. Lei mi dici dove sei andata, per favore, perché non la via. Non perdiamoci comunque. Si vede. Per quanto si sente. Sia una cosa bella. Abbiamo ancora un compito da svolgere. Il rituale ha mandato via l'armata. Non so se siamo riusciti a rinchiuderla nel nostro piano. Per ora l'ha mandata via. Sembra di sì. Ma la Bastra aveva parlato di un guardiano, no? L'imperatore mi ha ricordato. Sarebbe un momento perfetto per chiudere il server. Guarda, a chi commenta a sproposito. Sei veramente brutto, Blu. Mamma mia. Sì. Dove sei andata? Arriva un po' di fuoco. Tu sei brutto. Vabbè, no che è brutto, però è strano. Davvero? Questo sarà un selvaggio. Lo capisci? È un lunare. È un lunare. Ma quindi ora? Sì, che ma Morfeo è sempre strano. Sapeva già Blu. Morfeo è nato strano, diverso. Se tu sei quello che sei strano adesso. Finalmente no. Ce l'hai fatta, Sic. Dopo tante richieste. Beh, è stato, diciamo, quasi un miracolo. Non lo so, Esta. Quanto possa. Non lo so. Ora come ora. So solo che altro gufetto. Un piccolo desiderio.
intrinseco da molto tempo nel suo cuore, si è come alterato. Scusa, questo lo chiami piccolo? Scusate, ma il sacrificio di cui aveva parlato il solare, scusate, mi sorge questo come dubbio. È quello di cui stavo parlando io. Però questo è confuso. Non ho capito le parole dell'imperatore. Pensavo fosse arrivato il nostro momento, ma ha detto che probabilmente arriverà. Come arriverà? Per tutti e per me. Mi dici dove cazzo sei? Ma che sappiamo che siamo pronti allora. Avete per un momento percepito vicino a me, non troppo distante, un animo così speranzoso della mia morte. Vero? Solo uno. Sì. Uno in particolare. Beh, è la seconda volta che si salve, dai. Credo che dovrà aspettare un altro po'. Che commento per luogo, Esmer? Non potete essere un sacrificio, ora sì che Esmer. Potrete avere dei figli. Ma no, se siamo sterili. Comunque sterili, Iri. Permesso, fate vedere se è vero. Sì, guardami. Oh, mamma mia, sì. C'è veramente possibilità per tutti ora, cazzo. Vabbè, veramente avreste potuto se non fossi stati sterili. Sì, lo possono se sarebbe potuto fare. Se no, lui ti... Mi fa piacere, Sicca, mi fa piacere. Faceva scoppiare Morgan, dall'interno. Guarda quante. Che schifo. Strappava. È vero. Iri. Skull. È così che ci avevano insegnato. Vieni. Se muori, permesso, ho già trovato un altro. Adesso. Io bene. Ma che dobbiamo fare? Le chiavi non ci sono più, che cosa... Cioè, tutto questo... Bella domanda. Forse abbiamo solo scacciato l'armata e... Non lo sapete voi? Lontanamente. Dovresti saperlo anche tu, Iri. In realtà dovremmo controllare il lago, magari è cambiato qualcosa. Io mi fido di voi. Credo in... Ma di fatto l'armata non è stata scoperta. No. Ah, ecco. Non abbiamo ancora rinchiuso niente e lasciato il guardiano dall'altra parte. Quindi. Quindi questo guardiano dovrà rimanere dall'altra parte per sempre, giusto? Sì, esatto. A meno che non sia già predestinato. Non lo so. Tu lo faresti mai, guardiano? Non esiste per me. Ora potete leccarvi le ferite fino a quando avete ancora un corpo da leccare. Per questo che mi piace. Si è ribellato forse. No, ma non sono schiavo del prete. Il mio vincolo non è con lui. Oh, soprattutto quelle che si sentono arrivate. Più qualcuno è importante, più fa un tonfo enorme quando si ritrova a essere privato di ciò che può.
scuola. Comunque tu sei schiavo di quello che porti alla mano. È più corretto di quello che ha detto. Freya? No, sono Timo. Che succede? Almeno non ho mangiato i cani. Punti di vista, no? Alcuni onorano il volere della madre, altri restano in silenzio. Cosa è successo? Io non sto né in silenzio né in un angolo né nelle tenebre. Sto in mezzo a voi e rido delle vostre scelte. Solari? Niente. Non abbiamo il coraggio di scegliere. Bella scelta. Mi devo parlare un attimo a tutti. Curo, mi serviresti anche tu, gentilmente. Dove? Vieni. Allora. Dimmi. Solamente noi, cortesemente, ragazzi. Conversazione però... tra salari. Esatto, è Curo. No. Che ormai diciamo che loro... è estensione della famiglia. In realtà loro sono come adesso il mio branco. Sì, Curo, però dobbiamo parlarti solo con te. Tranquillo, d'accordo. Sempre segreti. Prima, quando c'era Alabaster, ci ha detto una cosa. Parla solo voi e poi urli? Passa la voce. Che per... Fanno i vampiri, sono arrivati i vampiri. Vampiri. Della cripta. Aspetta, Gabriele. No, sono di Leon. Definiti per lavoro. Hai tipo perché c'è 5 secondi. Un drago di fuoco con la loro divisa, quindi sono quelli di Leon. Sì? Conversazione privata. Ma tranquilli, posso sentire io. È bravo. Proprio Leon. No, puoi anche allontanarti, grazie. Grazie. Sta succedendo un po' di macello, eh. Un po', però ci lasciate la privacy. Vai a disturbare qualcun altro, Leon, dai. Cosa? Chi state voi qui? Sogno, sono destro. Ciao, Leon. Meglio quando non c'eri. Mi sa che sei destro. La battuta per certo io. No, come state? Per bene. Fare in modo che non escano più. Cosa hai fatto? Vorresti dire che rimani tu dall'altra parte per tenerli buoni e fare da guardiano? Sono un lupo e non stiamo c'è bene. C'è Curo lì in mezzo? Sì. Salve. No. Se hai bisogno di anelli fammi sapere. Io ho 10 anelli e 10 collane. Ho una vasta gamma di collane. Perdonami. Vabbè, ma comunque scusa. Il lupo mamma là, come si chiama? Dai, prego, veloci che gli do mangio la polvere. Sì, Alex si è proposto per rimanere dall'altra parte del portale e tenere l'armatura scura al... buona. E vorresti farlo da solo, Alex? Quindi che noi ti lasciamo andare da solo? Secondo te tu veramente noi ti lasciamo lì da solo? Assolutamente. Ti lascio lì da solo. Aspettato altro. Bene. Sarà bella la scurità, eh? Quando la mia chiave è sparita ho sentito le mie rune vibrare. Sofia, Vaden, dove siete? E una voce che mi diceva che puoi venire. Qualcosa tra me e te si sovrappone, figlio. Fia, vieni qua. Penso fosse la voce di padre. Padre. Penso di sì. Forse è giunto il momento della nostra vera battaglia. Forse era quasi vicino a ciò che ha detto Alabaster. Quei cancelli pieni di luce accecante.
il nostro scopo è sempre stato combattere l'oscurità, no? Certo. Per la giustizia, per il bene, e sempre lo sarà. Perché più debole. Siamo lo scudo che difende gli altri. Esatto. Non sarai solo in questa cosa, fratello, mai. Lo so bene. Non mi sarei aspettato altro da voi, fratelli, padre, papà. Tutti per uno, uno per tutti. Tutti per uno, uno per tutti. Uno per tutti uniti. Sempre, fino alla morte. Fino alla morte. E ora fino andiamo a uccidere Leon. Sono cresciuto. No, dai, cazzo, era perfetta. Cazzo, era perfetta. Ma potete solo che mandarli a fanculo e basta? Conversazione privata, grazie. Roar. Conversazione privata per due, grazie. Stiamo parlando in privato. Solare, resta qui. Ti riconosco. È ciò per cui ti ho addestrato. E oggi più che mai sono fiero di te. Ormai sono cresciuto. Aspetta, vedo quanto sono cambiato da quando il primo giorno. Mi ricordo ancora con Shine e mi tirò tanti di quei pugni. Ormai ho perso il conto. Ormai ho perso il conto di quanti me ne ha dati nel corso della mia vita. Ma mi hanno aiutato. È una sfida, mi ricordo tutti. Fidati mai più dei miei. Mi ricordo ancora le parole di un uomo saggio: non farti mettere i piedi in faccia da nessuno. E chi era questo vecchio saggio? Davanti a me, Gabriel. Vecchio lo so per capire, però. No. Saggio. Dai. Sì, forte rispetto. D'altronde deve essere il contrario, La più vecchia in realtà, la più anziana qui è Shine. La nonna. Rispetta. State rispetto che vi uccido tutti, sennò. Eh sì, è meglio che torniamo a Pietra Forata. La cittadella è stata distrutta da quello che mi ha detto. Ma la cittadella è stata distrutta. Ma andiamo a Pietra Forata. Come distrutta? Andiamo a Pietra Forata. Sì, andiamo a Pietra. Però se sei la cittadella, lo sai che è tanta roba. L'ordine non esiste più. Oh, dopo. Deve soccombere. Tutti a Pietra, andiamo tutti curo. A Pietra. Correre a Pietra. Ok, io. Curo. Pietra, tutti a Pietra. Non più gloria all'ordine. Cosa? Finalmente a Pietra. Un'altra piaga che sarà sistemata. Stiamo andando le ore. Pensateci un attimo. Sei stranissimo. Cosa ha distrutto l'ordine? Sì, qualcosa di così potente. Ma sei rosso, a tratti giallo, a tratti bianco. Mi hanno detto che c'è una seconda armata. Ricorda. Indovinate un po' qual è? Vabbè, andare a Pietra, andiamo. Sì. Da. Che senso sì. Una seconda armata? Qual è la seconda armata? Non lo so, mi ha detto così Marcus. Quindi se lo beccate lì che sta ancora al tempio, prendetelo e portatelo a Pietra. Sei andato a Pietra Forata? Sì, sei andato a Pietra, la città è stata distrutta. Dobbiamo correre a Pietra. In questo momento dobbiamo proteggere casa nostra e soprattutto il fuoco. Andiamo. Aspetta. Alex. Andando a Pietra Forata o siete ancora lì? Sì, Pietra, sì. Pietra. Tutti a Pietra Forata, oh. Ho sentito la tua voce, dove
dove sei, Buro? Chi è Pietro Parola? Vedo Pietro, Toro. Perché state tutti riuscendo? Io rimango qui a proteggere Pietra. E chi è anche a Pietra? Pietra al fuoco. Non sono stata io a fare il richiamo dei draghi di ghiaccio, quindi correte a procurata. Bella comunque non sembra distrutta, a dire la verità. Come non dirò? Andrà chi ti fa la pizza per cercare la distruzione all'ordine? Però ci stavo detto al tempo. Mettiti l'armatura. E Marcus, ti trago il scudo. Te la passo e mettiti indossa e salvati. E non me la passo qua. Sì, sì, è impossibile. Arriva qui per noi. Sì, è lui. Oddio! Scendi lui. Slamare è uno dei combattenti più forti che hai. Prima che tocchi la terra fiorata. Aspetto personale. Gen, almeno non passi inosservato. Ma questo è... Ma hai un colore... È particolarissimo! Colore di tutti i colori. Ehi, leva queste zampe, fammi toccare il pancione. Ma stai il baffo fermo. Sacro. Il baffo sacro. Sì, c'è il baffo sacro, ce n'è solo uno o due. Due. Mm. Due. Dai. Ti è piaciuto? Mi piace malissimo. Però il tuo è veramente così. Per favore, cerca di fare una muta. Mi fa male gli occhi. Posso toccare il pancino? Dov'è Reina? Poverino. Ti posso toccare il pancino? Sei bellissimo, sì, per non ascoltarli, sei fantastico. Ne paura. Dai. Ah, quindi sta cittadella sarà distrutta o no? Ma io sono dove andare.
Ma che cazzo vuoi? Le mura ci sono ancora. Poi se l'ordine è stato sconfitto, magari quella è un'altra storia. Ma siete stupidi? Che ha il suo manto? Ma per dire niente, ma se l'ordine è stato sconfitto, noi come possiamo farcela? Vabbè, ma l'ordine era molto apparente, cioè ne siamo più sostanza, secondo me. Date le parole di Pixie. Scordate. Quali sono le parole di Pixie? Oh. Klaus, l'anziano dei draghi di fuoco, era uno dell'ordine. Sofia, Vazian, ci siete in radio? Ma che sto sentendo? Sofia. Sono qui a Pietra. Diamanti, sono sicuro. Dov'ero? Io lo sento. Oh. Aia, oh. Sei pazzo. Sì, si sentono delle voci. Picchiamoli. Aia, mi sta picchiando. Vai. 5 minuti pure io arrivo. Vai, non so perché. No. 5 minuti arriva pure lui. Vado, va a puttane e loro vanno a puttane insieme al mondo. Tutto lo sta confermando anche senza nome. Succede, ragazzi. Non sto additando a Carol parole che non ha mai detto. Aren, ho rispetto.
per lei. Non ne sei convinto? A me non interessa la motivazione del perché cerchi la bussola. Kai ha chiesto se eravamo interessati alla bussola Aaron. E io ho detto io personalmente no. Dio. Perché stavano girando delle tesi. Forse la bussola poteva essere... È tornato subito? No, in realtà che non è che la bussola o me appena non mi interessa. Riesco a respirare. Se beh ragazzi, fosse... nonostante tutto l'ha protetto anche lui per sbagliare l'una. Okay. Spostiamoci da qui. Ciao, vai. Che succede? Vieni qua. Ma... ma chi canta? Era tutto annebbiato. Gabri, che cosa hai? Dove sei, Sicca? Allora, porto pane, faccio una bella all'ombra. E anche l'ordine non è stato più. Rieccomi, che è successo? No, meno male. Dio. Si sente una voce strana e lui sta anch'io sento una voce comunque. La sentiamo tutti. Non quella. Un'altra voce? Che succede? Non comprendo ciò che dice. Beh. Sento solo morte. Morte e distruzione. Siamo noi con te. Non perdere la salute. Difficile trovarlo. Sento qualcosa di diverso. Questi sono avrebbe. Che cosa ti senti? Questi cori. Anche se ci accadrebbe da rispondere ancora più fuori. Non farti abbattere. Non sento manco in più i miei pensieri. Sei più forte, Gabriel. Caccioli. Pensa al discorso che abbiamo fatto prima. Gabri, mi hai fatto una promessa. Sono morto. Shine, ti prego. Non posso, mio fratello sta bene. Fatto fratello sta male. Oscurità, sta succedendo a tutti questa cosa. Vieni con gli altri. Sì, fratello non si io può non muovere vedo più. Adesso. Era tutto nebbia. Siamo qui, Gabriele, non sei da solo. Stringimi le mani da solo. Insieme fino alla fine, ricordo per sempre. Io sto annoiati solari. Io non ce la faccio più. Questi cori. Sono sta male pure lui? Sì, pure lui. Sì.
Hai un marchio dietro la nuca? Basta. Sì. Sì. Sono i possessori delle carte. Hai una carta, Gabriel? Sì, ho una carta. Capisco. Gabriel, ricorda la promessa. La devi mantenere. Ricorda quella promessa, Gabriel. Gabriel. Gabriel, non ti fai scherzi. Allora ascoltami, Gabriel. Gabriel, ti verrò a prendere fino all'altra parte, Gabriel. Ti devi rimanere fino alla qui. Gabriel. Che ti ha fatto diventare così? Il primo giorno in cui ti sei risvegliato, penso a loro, alle persone che ti hanno voluto sempre bene, alle persone che ti vogliono bene. Pensa a quello stupido che non ti abbandoneranno mai, alle persone che ti sopportano, per fortuna, nel bene e nel male. Non sei da solo, non sarai mai da solo. Devi combattere, sei più forte di lui. Riesco a sentire solo quei cori. Sei più forte di lui, Gabriel. Siamo luce, pura ed eterna. Siamo saggezza. Ti fai oscurare da loro? Non credo, sei più forte di quello che sei. E di quello che credi. Lo sei sempre stato. Devi risplendere, Gabriel, come sempre fatto. Gabriel, noi siamo tutti qui con te. Ricordati quel momento che sei arrivato in questa landa con quello stupido vestito. Ti odiavo, te lo ricordi? Oddio, non sento più. Siamo qui, Gab. Non so come andrà a finire. Lo sappiate. Ci saremo sempre. Io ci sarò sempre. Non andrà a finire in alcun modo, Gab. Tu resterai qui con noi tutti insieme. Non ho intenzione di perdere nessun altro. Tutti o nessuno. Sempre ho perso tante troppe persone che amavo. Ma non ho nemmeno la minima idea di perdere anche te, Gabriel. Mettitelo bene in testa. Quindi combatti. Sii forte e risplendi nella tua luce. Non riesco, senza l'acqua alla gola, non posso respirare questi cori, mi annebbiano. C'è solo morte e distruzione. Ci siamo noi attorno a te, siamo la tua luce, tu sei la nostra luce. Gabri, pensa alla difficoltà. Quante ne abbiamo passate? Tante. Ne abbiamo passate tante, Gabri. Ha preso la carta, giusto? Ha preso la carta. Sì. Tutti coloro che hanno preso la carta sentono ciò, Gabri. Sì. Siamo luce, Gabri. Ricordati questo. E lo sai. Tutti coloro che hanno in questo momento dei marchi stanno subendo ciò. Lei non è l'unica. Marchi. Io non vedo. Portatemi da qualche parte, per favore. Portiamolo al fuoco. Al fuoco. Portiamolo al fuoco, sì. Da noi. Portatemi da quelli col marchio. Forse non lo sanno più di me. Non lo so. Sì. Forse sono collegati. Potrei venire tutti al fuoco? No! Vieni al fuoco, dobbiamo trovare la nostra vera natura. Stava lì, stava sbagliato lì. Devo andare al fuoco. Tutti male. Sento di doverti avvicinare agli altri. I sassolini dovrebbero assorbire un po'. Gabri, dove vai? Pesantezza. Prendete. Gabri,
Gabri, devi stare fermo, Gabri. Fermi, Gabri. Gabri. Che moto, non vuoi andare da qualche parte? Se non lo posso fermare, andrò con lui. Anche io andrò con lui, non lo lascio solo. Non è il mio ritorno. È una scena che ho già visto. Ma questa volta. Io non tornerò. Io non tornerò questa volta. Fratelli? Morgan. Gabri, tu non ti muovi da qua. Dobbiamo andare, Gabri. Voi chi no. Dove dovete andare, Morgan? Non farti soggiogare dai tuoi fratelli. Pieni di luce. Mi vedo con testa. Gabri, non farmi mantenere la promessa. Voi chi sareste? Originali. La promessa non voglio mantenere. Originali. Perché? Oh, resta non siete qui. Nessuno, quindi... Chi ha la vostra, chi ha vostra sorella? Infatti da nuovo mio. Io sono Arshan, il maestro dell'accademia. L'oscurità mi sta chiamando, io devo rispondere alla chiamata. Vuoi fermarmi? Cosa sei, Gabri? Ricorda di cosa sei, Gabri. Vuoi veramente fermare la mia natura? Gabri. Perché io sto soffocando. Non posso fare altro che respirare. Sto soffocando, mi state lasciando morire. Per sicurezza di sopravvivere. Ormai ci sono veramente due strade. Vorrei raggiungere un limite. O sopravviviamo insieme o moriamo tutti insieme. Dobbiamo combattere insieme. Cosa significa? Non ci sono più divisioni tra dinastie. Te lo dico io da cacciatore. Ma che ne sapete di più? Non può cedere la carta a qualcuno. Dobbiamo andare. La prendo io, non lui. Sì. La prendo io, non lui. C'è lui la tua carta. Ti piacerebbe, vero, avere la sua carta? Ma non puoi avere niente. Io voglio salvare lui. È che tu non puoi averla. A me non ti resta niente del potere. A me non mi frega un cazzo di quel potere di merda. Io, lui deve stare qui. Allora convincilo. Lui rimane qui, perché sennò porta con sé tutti i suoi fratelli. E lui lo sa. Bene, allora saremmo morti. Saremmo morti. E lo continueremo a fare, Gabriel, fino a quando non ti renderai conto chi sei, cosa sei e cosa sarai. È la lunare. Sono gli occhi, credo. È impazzita come l'altra volta? Io voglio Gabri, tu sai chi crede. Ti faccio male. Non è che è impazzita la cosa del marchio che ha addosso. Originali, loro pensano sempre di sapere tutto, invece sanno niente. Non sanno niente di valere un quattro mucchi. Ma anche noi, originali, io cacciatore. Sì, siete cieli di lunari. Vedo le vostre essenze oscure. Morgan, tieni duro. Morgan, tieni duro. Oddio mio, troppo forte. Questi cuori in testa stanno distruggendo. Cani, dobbiamo andare. Cosa vi dicono queste voci? Portate Gabri via da qui. Andare dove, fuoco. Morgan? Portatela al fuoco. È lui, è quella la casa. Portatela via. O magari il lago? Anche voi avete avuto adesso visioni o sussurri? Buono.
sono tutti gelidi. Non pensare a nulla, pensa a ciò che sei. E io sono per respiro. Portare il fardello dell'appeso. Riesco a respirare. Sento affogare. Siamo i prescelti. Sono con te, non è tua scelta. Qualsiasi cosa. Per favore, Gabri, lotta. Per prenderla, non puoi farmi fallire adesso. Ha combattuto tanto. Che cazzo che so. Stenti. Riesco a riconoscerli. Non è un problema. Questa quello. Oscurità, questi cori. Faticoso respirare. Annebbiano la mia vista. La memoria tornerà. Io. Ti devi fidare di noi. Ricorda ogni tua promessa. Shine. Mi date il permesso di trasformarmi, per favore? Se serve, sì. Se serve, sì. È arrivato le parole. Cosa, Gabriel? Non fare cazzate, Alex. Quanto ci tieni a noi, Gabriel? Cosa c'è, Mati? Siete voi. Gabriel. Siamo due fratelli. Due fratelli. Coloro che tu hai difeso. Ti sento. E coloro che ti difenderanno sempre. Noi siamo il tuo scudo come tu sei il nostro scudo, fratello. Perché faresti questo? Non mi conosco. Adesso tu non ricordi, ma noi ricordiamo tutto. Noi siamo legati non di sangue, di anima. Ha sofferto molto, Kuro. Lasciagli superare quella prova. Gabri, per favore. Sento troppo letto. Sento come se fosse degli abissi. Fratelli, ora. Ora riesco a riconoscere, ma non so. Se poi potrò. Noi non ti lasceremo mai, nonostante tutto. Vedo solo oscurità e morte e distruzione. Sento queste voci. Sto mia morta l'influenza del polso. Le voci. Oddio no. Questo è il ticchettio che sentivo. Rintocco. Sento Che cos'è questo rintocco? Ma che cos'è? Questo è quel ticchettio che ho sentito per giorni. Mi sta dando la testa. Mi sta quello dando la testa. Fa malissimo, ragazzi. Ricordo questo rumore, lo ricordo bene. Un rintocco singolo. Sentì riecheggiare oltre il mare. Pareva avvicinarsi, come le onde infrangersi sotto ogni Ma chi sta parlando? O corallo. Una nube, insita nella canzone del tempo, come il sopraggiungere della marea. E con lei vinse la morte, unica vita oltre la nube. E da lì compresi
la rovina sarebbe giunta. Ma chi è? Ma non vedo nulla.